vicenda di Sant'Ampelio. Sant'Ampelio, che è il santo patrono di Bordighera, fu un eremita che visse circa 1600 anni fa nella zona di Tebe in Egitto. È un personaggio che ci è tramandato da delle biografie di San Petronio, che era un suo contemporaneo, che aveva scritto delle biografie di eremiti che vivevano in questa zona, e tra i vari che cita questo Ampelius. Fino a 60 anni fa, più o meno. Sulla spianata c'era il casinò. Qua Bordighera aveva il suo casinò, che era stato costruito intorno al 1910 e ha funzionato effettivamente molto poco. Ha funzionato dal 1910 al 15, quindi 5 anni prima. Diciamo, ve lo dico perché adesso vi faccio passare la foto, ce n'è uno davanti e una dietro. Vedete? Perché è una posizione molto forte e molto ben impugnata nel mare, non ce ne accorgiamo, ma Capo Ampelio praticamente è un triangolo che punta nel mare, tant'è vero che questo lembo di Liguria è il punto più a sud di tutto il nord Italia. Cioè, per fare un esempio, qua siamo alla stessa altezza di Pisa. Siamo più a sud di Sanremo, se lo vedete sulla carta fa un